Belli, oggi cominciamo con un bel massaggio faciale. Io il massaggio l'ho già fatto, guardate il risultato. La pelle è favolosa, occhiaie a parte, lasciamo stare le occhiaie. Il risultato è davvero favoloso. Questo trattamento si deve fare almeno una volta alla settimana per avere una pelle elastica, super idratata, antirughe, antistress, attivatore di microcircolazione nel contorno occhi, nella pelle, la tonificare i muscoli e rende la pelle super 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 giovane, fresca e che dure nel tempo. Quindi buona visione, spero che vi piace. Cominciamo con riempirci di olio. Sapendo che ho fatto un bagno di olio ai capelli, mi sono approfittata, ho usato lo stesso olio. È praticamente olio di oliva scaldato con un po' di rosmarino, delle foglie di rosmarino, cannella e chiodi di garofano. I chiodi di garofano per la pelle possiamo anche non utilizzarli, però la cannella, attivatore di microcircolazione, e il rosmarino è super tonificante e l'olio di oliva, lo sapete, è un antiossidante pazzesco per la pelle e capelli, e quindi potete utilizzare ovviamente qualsiasi olio avete a casa, però questo trattamento vi costerà 5 minuti, è economico. E dà un risultato veramente favoloso. Come vedete, la pelle è veramente veramente super tirata, super elastica e soprattutto super luminosa grazie all'olio. Questi passaggi sono praticamente una specie di yoga per il viso. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Questo massaggio è composto di vari tipi di massaggi, alcuni tratti sono presi dal massaggio Kuruji, che vi lascio il video sopra dove l'avevo fatto credo un anno fa. Per quanto riguarda le occhiaie, ci sono dei massaggi che attivano la microcircolazione, quindi migliorano le occhiaie. Purtroppo i miei sono diventate profonde come erano prima. Per chi mi segue sa che 3 anni fa ho fatto un trattamento a base di acido ialuronico che ho riempito le occhiaie e poi l'ho schiarite. Stavo da Dio, ero contentissima. Adesso ho perso completamente tutto il trattamento, tutto l'acido ialuronico e mi piacerebbe tanto tornare a farlo. A me mi è costato 350 euro, scontatissimo perché io sono andata attraverso un'amica, però in teoria costava 450. Ma comunque ci sono tantissimi, perlomeno qua a Valencia, ci sono tantissime cliniche estetiche, ma una quantità, ogni angolo ce n'è uno. I prezzi variano, il minimo sono 299, quello che avevo visto, però solamente una fiala. Invece io ho pagato di più perché la dottoressa era un chirurgo e quindi qualsiasi momento se vai là ti facevano il trattamento. Mi hanno messo 2 fiale e più sono andata in totale 3 volte. Sono andata la prima, ho messo la prima fiala, la seconda fiala e la terza mi hanno fatto il schiarimento del pigmento. Ero davvero davvero felicissima perché dopodiché d'estate proprio non mettevo né fondotinta né niente, mettevo un BB cream e a volte neanche quello, mettevo la crema, il contouring e ciao. Adesso purtroppo devo usare sempre il correttore. Come vedete anche questi piccoli massaggi aiutano tantissimo a migliorare, però non è che lo tolgono, soprattutto nel mio caso che ce l'ho proprio sfondate, sono proprio, non so, non riesco a trovare il termine giusto, sono proprio profonde e il loro livello è proprio profondo confronto alla guancia.
Comunque belli, ripeto, se vi piacciono questo video, se vi piace il mio canale, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità, e sostenete i miei video, sostenete il mio lavoro, perché purtroppo il 91% delle persone che mi guardano il canale, mi seguono, non sono iscritti. Non vi cambia assolutamente nulla, ma per me mi aiuta tantissimo. Invece adesso vi faccio vedere il massaggio che faccio tutte le sere prima di andare a dormire. Quando applico la maschera, perché la notte io praticamente mi sguazzo di creme con tutti i passaggi, e alla fine mi metto una crema ricca e le vado a massaggiare con la spatola. La spatola è uno degli acquisti più riusciti, i soldi proprio meno buttate che ho fatto, perché la spatola l'ho comprata, non mi ricordo se ne sono 3 o 2 anni fa, ma sono contentissima, non so come dirvi, contentissima. Perché tutte le sere faccio questo massaggio qua, metto la crema e uso la spatola. La spatola cosa fa? Aiuta che la pelle assorbe molto tutti gli ingredienti che li mettete, tutti i prodotti che li mettete, se mettete un siero, se mettete una crema, se mettete un trattamento, se mettete una maschera di tessuto e passate sopra la spatola aiuta anche a togliere il grasso dalla pelle, nel senso, quando fate una pulizia vi toglie tutti i punti neri intorno al naso, nelle guancia. È veramente veramente un acquisto che ne vale la pena. Nella descrizione vi lascio il link di questa spatola, io credo che l'ho pagata 29 euro, ma ne vale la pena, e ce l'ho da, non mi ricordo di preciso quando l'ho comprata, ma almeno 2 o 3 anni fa, e funziona perfettamente. La carica mi dura quasi un mese o di più, e quando scarica la carico semplicemente, e come vedete la passo sotto gli occhi, tiro su, è veramente, non so come dirvi, veramente veramente è utile. E soprattutto se magari avete una serata e volete la pelle molto idratata prima di truccarvi, mettete la crema, passando la spatola la pelle assorbe tutto, proprio si asciuga. Dopo potete truccarvi con la pelle abbastanza idratata. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. E comunque, se avete qualche suggerimento, qualche idea, qualche cosa che volete che provo per voi, ben venga, e buona giornata a tutti. Ciao!